Il Covid ancora esiste, ancora insiste, si parla di... ha stupito la morte di quei due bambini, uno di due e uno di 10 anni. Certo. Com'è la situazione? La situazione è che noi adesso stiamo proprio vivendo una... diciamo un interessamento dell'epidemia di Covid da parte proprio della fascia sotto i 12 anni, quindi abbiamo un incremento proprio in queste ultime settimane, tant'è che anche in questo momento abbiamo bambini con Covid positivi ricoverati in pediatria, magari per situazioni non gravi, ma però cose che comunque ci impegnano un po', ecco. Qual è il consiglio da dare ai genitori, alle mamme? Cosa devono fare per questi bimbi? Ma dunque, allora, nella maggior parte dei casi la malattia da Covid nei bambini decorre in maniera lieve, con sintomi tipo lieve forma influenzale, raffreddore, tosse, febbre che dura di solito inferiore ai 3 giorni, qualche sintomo generale tipo mal di testa, dolori muscolari, ma sono sintomi passeggeri curabili soltanto con gli antipiretici. Quindi questo... naturalmente il pediatra di famiglia, l'attore principale della cura di questi bambini, è sempre disponibile a essere chiamato. Noi interveniamo quando la situazione è un pochino più importante e quindi abbiamo un accesso in pronto soccorso dedicato a queste famiglie, per cui loro possono venire da noi. E sono seguiti, possono fare degli accertamenti, di solito vengono rinviati a casa perché non troviamo situazioni gravi e quindi possono finire la loro cura al domicilio. Il vaccino è una cosa fondamentale, direi che è qualcosa di tra virgolette miracoloso, cioè il vaccino l'abbiamo visto sia nella popolazione dei grandi, degli adulti, dei giovani adulti, ma anche nei bambini, ha una capacità di proteggere elevatissima nei confronti della malattia da Covid, quindi assolutamente consigliabile nella fascia dai 5 anni in su.